GF VIP 7, Oriana sbotta per il caket di 8.000 euro di cosa? Per dormire. Oriana Marzoli si è resa protagonista di uno sfogo al Grande Fratello VIP 7. Al termine della 31 puntata, andata in onda lunedì 6 febbraio, la concorrente ha criticato Daniele Dal Moro. A finire nel mirino dell'influencer venezuelano è il presunto compenso dell'imprenditore veneto. A detta di Marzoli, Daniele percepirebbe una cifra stellare senza creare alcuna dinamica nella casa più spiata d'Italia. Durante la 31 puntata, la conoscenza tra Daniele e Oriana è stata messa nuovamente a dura prova. L'imprenditore veneto, nel rivedere la sua ex Martina Nasoni, ha confidato di averla conosciuta nel momento sbagliato. Tali affermazioni hanno mandato su tutte le furie la concorrente venezuelana. Nel post puntata nel corso di uno sfogo con Luca Onestini, Oriana ha perso le staffe per l'atteggiamento di Daniele: quella che conta qui sono io e non quello stupido. Poi ha aggiunto dettagli sul presunto caket pattuito da Dal Moro: si becca 8.000 euro a settimana. 8.000 di cosa? Per dormire o per farti il CD riposino. Marzoli ha sostenuto che all'interno del Grande Fratello VIP 7, lei è quella che riceve il compenso più basso tra tutti i concorrenti. Infine la concorrente ha riferito che all'interno del gioco ha creato molte più dinamiche rispetto a Daniele Dal Moro, quindi meriterebbe un giusto caket. Non c'è alcuna certezza sulle cifre percepite da Daniele Dal Moro. Nel caso dovessero essere confermate dall'azienda di Cologno Monzese o dallo stesso imprenditore. Dal suo ingresso al Grande Fratello VIP 7 ad oggi Daniele avrebbe percepito ben 100.000 euro. Dopo il presunto compenso del 32enne di Verona, il contratto più costoso sarebbe quello di Vilma Goic, secondo le indiscrezioni di un noto settimanale di cronaca rosa. La cantante avrebbe percepito 8.000 euro a puntata. All'interno della casa di Cinecittà il percorso degli Oriele, nome utilizzato dai fan di Oriana e Daniele, risulta essere piuttosto altalenante. Il loro rapporto negli ultimi giorni è stato messo a repentaglio anche dall'ingresso di Martina Nasoni, ex fidanzata dell'imprenditore veneto. Parlando con Edoardo Tavassi, l'influencer venezuelano ha confidato una sua paura: il bello sarebbe che loro due finiscono insieme. Oriana non ha nascosto di rimanerci male se i due ex tornassero insieme davanti ai suoi occhi. Secondo il punto di vista di Tavassi, l'unica cosa che Oriana dovrebbe fare è attendere e capire se in questi giorni Daniele Dal Moro sentirà o meno la sua mancanza. Or ce crezine pentru tine, fie egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimarul, Spike, Buia, Sișu, Apo, grasul, nimeni altul, Del, Vede sau Carpo.